Siamo nello stand Ferrari, qui al Tine Ferrari, qui al Vinitaly, che oramai sta per concludersi. Siamo con Marcello Brunelli, il vicepresidente delle cantine Ferrari, al quale chiediamo un polso della situazione, visto che oramai è tempo di trarre i bilanci di questa manifestazione. Ma i bilanci sono positivi, sì, nel senso che Vinitaly è sempre una grandissima vetrina per il Made in Italy e il mondo del vino, non solo italiano, ma anche ospitiamo oltre 30 paesi, meno affluenza rispetto, sì, agli altri anni, però molto qualificata, qualificata. Okay. Si è visto soprattutto già dal primo giorno, domenica, che di solito è dedicato un po' anche al diportismo, sì, di questo nostro mondo, invece la domenica c'è stato tanto business e questo ci ha fatto piacere. Importante perché venivamo da due fiere estere nel quale la situazione è stata una situazione positiva, ma sempre il mondo del vino sta affrontando un periodo complicato. Voi siete un marchio conosciuto a livello e apprezzato a livello internazionale, quindi è un polso della situazione che non si basa solo sul locale, ma che abbraccia, sì, il, sì, mondo. È un mondo che sta cambiando, non c'è più il consumatore fedele, un consumatore infedele che deve essere capito, al quale dobbiamo dare anche i servizi e i prodotti giusti, proprio perché sono delle generazioni molto giovani. Direi per fidelizzarlo. Quindi, certo. Esatto. È un discorso di cui si parla in questo momento, sono due: i cambiamenti climatici, certo, che ovviamente incidono, perché il clima cambia e in futuro il trend penso che sia questo. Ecco, certo. Che cosa può fare la viticoltura per, ovviamente, non comandare dal cielo, perché non si può, però... I cambiamenti climatici sono, i due temi importanti sono l'acqua e la temperatura. Per quanto riguarda l'acqua e quindi la carenza idrica, la siccità e il fatto che andremo sempre di più verso un clima in ristrettezze idriche, bisogna muoversi verso nuovi materiali genetici, soprattutto per quanto riguarda i portainnesti. Portainnesto, certo, è la cabina di regia di, sì, di una pianta, e l'utilizzo di nuovi portainnesti che utilizzano meglio e meno l'acqua sarà il futuro. L'acqua non va sprecata. Abbiamo le reti acquedottistiche che ne sprecano. Ci sono nuovi portainnesti 30, della Facoltà di Milano, la serie M, sì, che consuma il 30% in meno di acqua, e questo è positivo. Per quanto riguarda la temperatura, noi come base spumante siamo sicuramente molto coinvolti, perché abbiamo bisogno di freddo, di escursioni termiche, e noi stiamo investendo in altitudine, cioè stiamo alzando, okay, i nuovi investimenti, uh-huh, verso colline e alta collina e montagna, per far fronte a questo aumento della temperatura. Sul discorso, quindi... un altro discorso importante che riguarda il passare dai tappi di sughero ad altri, sì, tipi di tappi, come alcune aziende stanno facendo, raccogliendo la plastica in spiaggia e facendo i tappi con la plastica riciclata. Certo, sì. È un target nostro non troppo di riferimento per la tipologia del prodotto. Sì. Però è un argomento che comunque deve essere monitorato, sì, e ci stiamo comunque lavorando, non ovviamente per i tappi di plastica, sì, ma per nuove tipologie di agglomerati, uh-huh, che non è solo la granina di sughero, certo, ma anche la polvere di sughero. Perché? Perché sicuramente per alcuni tipi di prodotto ci sarà un deficit di sughero nel mondo, e quindi dobbiamo essere pronti per eventuali evenienze, e quindi controllare la qualità anche per questi nuovi prodotti che la tecnologia permette adesso di certo produrre. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Altrettanto, grazie mille dell'attenzione.